Il sovraccarico è considerato come il contrario dell'attacco doppio. Infatti, mentre nell'attacco doppio un solo pezzo crea contemporaneamente una doppia minaccia, nel sovraccarico un pezzo ne difende due amici oppure un pezzo è una casa importante. Purtroppo, se l'avversario riesce ad approfittarne, può essere fatale. In questa posizione si dice che l'alfiere in C2 è sovraccarico, poiché difende non solo il cavallo in F5, ma anche la casa di 1, che rappresenta l'ingresso nella prima traversa ed è proprio la casa in cui il nero può dare il matto del corridoio. Per esempio, torre per F5, sfruttando proprio il sovraccarico dell'alfiere, e dopo alfiere per F5, torre di 1 matto. Il bianco gioca donna G5 scacco e dopo re H8 la regina nera in F8 non solo difende la torre in F7 ma anche la casa di 8. Il bianco gioca subito torre per F7, donna per F7, donna di 8 scacco e arriva il matto con donna G8, donna F6 scacco, donna G7, donna per G7 matto. Tante volte in partita ci si rassegna all'idea di una minaccia avversaria e non si cercano alternative o addirittura delle risorse vincenti. È proprio l'errore che ha fatto il nero, che essendosi appunto rassegnato alla minaccia di torre H8, facciamo una mossa come torre AB8 per vedere l'idea del bianco, torre H8 scacco, re per H8, donna H3 scacco, e il bianco dà matto dopo re G8, donna H7 scacco, re F8 e donna H8 matto. Eppure nella posizione iniziale, il nero al posto della mossa torre AB8, che come abbiamo detto non serve, ha una mossa vincente che è donna per D3 scacco. Donna per D3 sfrutta il sovraccarico della torre in D1 che difende l'alfiere e anche la casa E1. Ancora una volta troviamo il tema del matto del corridoio, infatti dopo torre per D3, torre E1 scacco, torre D1, torre per D1 scacco matto. La regina bianca in D1 è sovraccarica difendendo sia il cavallo in F3 sia l'alfiere in D2. Il nero ne approfitta immediatamente alfiere per F3, donna per F3, donna per D2 con il semplice guadagno di un pezzo. Stavolta la torre nera è sovraccarica. Quale torre? Quella in F8 che difende sia il cavallo in F6 che è inchiodato in maniera assoluta rispetto al re in E7 sia la casa C8. Il bianco gioca cavallo C8 scacco dando un doppio al re e alla regina, costringendo anche il nero a ricatturare altrimenti perderebbe la donna. Torre per C8, donna per F6 scacco, re E8 e adesso il bianco ha anche l'imbarazzo della scelta sulla casa in cui dare scacco matto. Donna F7 matto oppure donna per E6 scacco matto. Negli scacchi tanti temi tattici possono essere combinati tra loro. Come in questo caso vediamo il pedone in F7 sovraccarico poiché difende l'alfiere in E6 ma anche la casa G6 che rappresenta la casa d'ingresso per il cavallo in E5 nel dare un doppio al re e alla regina del nero. Cavallo per E6. Sfruttando, come abbiamo detto, il sovraccarico, F per E6, adesso nessuno difende più la casa G6 e dunque cavallo G6 scacco. Il nero deve catturare in H7, cioè diciamo che cavallo G6 è anche un doppio, e dopo re per H7 e cavallo per F4 scacco, il terzo tema nella nostra posizione è l'attacco di scoperta e il bianco vince facilmente. Quindi, oltre al sovraccarico, possiamo unire più temi e una volta imparati tutti quanti, sarà molto facile metterli in pratica.